Quel giorno capì che ero al servizio del padrone sbagliato. Ervis Dobny. Difendete le mura! Il giorno in cui vidi la legione di Ossidiana e Holden Cross. Vieni fuori! Dobny! Non deve finire per forza così! Non fateli avvicinare! Signore. Ah, sfondatelo! Sfondatelo! Ma io sono un guardiano. Era il mio dovere. Non far morire altri uomini. Ti sfido a duello, qui e ora. Cosa? Con te? Non è un duello, è un'esecuzione. Allora tra i nostri campioni. Tu! Tu sarai il mio campione. E sì, allora. Un mio rifiuto avrebbe causato una strage. Eravamo ancora circondati. Un cavaliere della Legione di Ossidiana non può perdere contro un semplice e comune mercenario. In ginocchio. Per il valore in battaglia e l'onore nel dovere, io, Holden Cross, ti nomino cavaliere della Legione di Ossidiana. Qui abbiamo finito. Andiamo. Fu così che entrai nella Legione di Ossidiana. Esistono molte legioni. La Legione di Ferro è la più grande. Ma ad Ashfeld, la Legione di Ferro stava per sparire.
al loro comandante, Stone, serviva un esercito. E Holden Cross mandò me. Ossidiana! Dove sono i nostri rinforzi? Eccoli! È uno scherzo. Aprite le porte! Guidaci, Ossidiana! E buona fortuna! Niente male, Ossidiana. Davvero niente male. Anche se io avrei saputo fare di meglio. Quel che resta dei vichinghi si è rintanato più avanti, in un avamposto abbandonato dalla Legione di Ferro. Servi aiuto? Ce la faccio. Ma che bel caratterino. Ci sei? Fai strada. Avamposto abbandonato. Volevo vederci chiaro. Mi sembra semplice. Ovunque siamo andati, abbiamo abbandonato i nostri. Cos'è successo alla Legione di Ferro? Aspetta qui. Mi occupo del ponte. Erano membri della Legione di Ferro. Ogni legione ha lo stesso giuramento. Cos'era successo qui? Perché avete abbandonato le vostre postazioni? Un cane della Legione di Ossidiana è uscito dai ranghi. Getta quell'arma! La tua gente ha bisogno di te! Perché mai combatti per Apollyon, guardiano? Uno dei due deve andare a cambiarsi. Perché avete abbandonato le vostre postazioni? Uccideteli. Quel giorno vidi infine il nostro condottiero.
Apollyon. Ci sono, Ossidiana. Sapete quali creature non attendono altro che essere macellate? Le pecore. Pecore. No! Benvenuti nella Legione di Ossidiana. Avevo le risposte, ma era tardi. Infrangere il voto di Guardiano ha un prezzo. A Valkenheim stava già cadendo la neve. Ma andammo comunque. Non potevamo lasciare degli uomini a guardia dei prigionieri. Fermo. Signora, questa belva ha ucciso 40 soldati, compreso Davis. Sai come distinguere un predatore da una preda? Non si può, a meno che tu non li veda lottare. Quaranta. Molto bene. Credevo che la sua selezione si limitasse a noi. I sanguinari sanno essere creativi quando vogliono. Thank you.
Libera. Notevole. Non la secondare. Volevo sapere. Signora. Perché questo forte? Sembra solo un magazzino. Lo è. Per questo siamo qui. Quei barbari sembrano delle brave persone. Si sostengono fra loro come se fossero tutti fratelli. Ma è tutta scena. Al calar delle tenebre, si pugnalano alle spalle. Se tra loro ci sono dei lupi, non dovremmo liberarli? Ora avevo altre domande, ma trovare risposte non sarebbe stato facile. Tenete l'ariete in movimento! In piedi. Hai combattuto bene. L'Elaim ti aspetta.
Mercy. Perché siamo qui? So che tu lo sai. Carestia. Qui c'è tutto il loro grano da semina. Non ci saranno altri raccolti. In inverno si uccideranno tra loro per il poco cibo rimasto. Ho fatto un giuramento. Lottare per la pace. Così, come lo avete fatto anche voi. Ehi. E il cibo? Perché non lo bruciamo tutto? Cosa credi che farebbero i clan se lo bruciassimo tutto? Beh, morirebbero di fame. Si unirebbero. Invece lasciando solo il minimo, che basti solo per due o tre clan, si trucideranno fra loro per qualche briciola. Tra di loro saranno i lupi a dominare. Noi non siamo qui per ucciderli. Siamo qui per insegnargli chi sono davvero. Per renderli liberi. È ora di tornare. È passato un anno dall'arrivo di Apollyon. La gente moriva di fame. Ma il peggio è che lottavamo fra noi, come bestie. Nutrendosi delle sventure del suo popolo. Ragnar era una di queste. Festeggiamo! Proprio per questo motivo, scesi dalle montagne. Mi unii ai sanguinari e pensammo noi a risolvere la situazione. Succede là fuori! Tu! Affrontami! Ah, entra pure allora! Come puoi ingozzarti mentre il tuo popolo muore di fame?
Tu e i tuoi guerrieri vivrete secondo le nostre regole! O diventerete cibo per i corvi! Idiota! Vorresti farmi diventare un... contadino! Noi siamo vichinghi. Sarebbe un no? Valhalla! Sei tu il capo ora? Unitevi a noi. Lo faremo. Non sembravano un granché, ma era un buon inizio. È opera di Siv. Che gesto disumano. Anche tu hai strappato scalpi. È diverso. Allora, aspetteremo il tuo segnale. Siv. Razziatore! La conoscevo bene. Sapevo che eri tu! Credo che sia il segnale. Ci fai tu in mezzo ai sanguinari? Chiudi la bocca. Era tempo di liberare gli altri sanguinari. Stigander. Perché ci hai messo tanto? Sai quanti vichinghi ce l'hanno con te? Grazie, guerriero. Non deludermi, Jarl. Sì, mi piaci. Era ora di riprenderci ciò che era nostro. Ci servivano navi. Io avevo preso la polvere per troppo tempo. Neca Eos Omnes! No, per la barba di Odino!
Avevamo dato loro una bella lezione. Da dove arrivano queste? Navi samurai. Sono arrivate in estate. Con questa roba. I samurai! Sono deboli. Hanno un decimo dei nostri uomini. E per noi l'anno è andato male. Ci servirà una flotta! Era tempo di razziare. La guerra di Apollyon ci portò quasi sull'orlo dell'estinzione. Ma quella razzia ci fece ricordare chi siamo. Cominciammo da una fortezza costiera. Ma sapevano del nostro arrivo. Quel giorno la nostra gente scoprì cos'era la furia vichinga. Sarebbe stata la grande razzia. Ed era appena iniziata. Maer, un nome semplice per un luogo orribile. Mi chiesero di cercare un passaggio.
Allora? Che ti hanno detto? Io non parlo la loro lingua. Beh, e ora che si fa? Ci serve una mappa. C'è un monastero. E tu come lo sai? Aspetta qui. Io raduno dei rinforzi. Aspettaci qui. Finalmente. Arcieri! Ce l'avevo fatta. Potevo superare il Maer. La città era nostra. Combattemmo su quel ponte per 3 giorni. Oltre quel ponte sorgeva una città ricca di risorse. Se avessimo fallito allora, saremmo dovuti tornare a mani vuote. Non è una porta. È più una porticina. Idea niente male. Può farcela. Il padre Odino è un dio capriccioso. Stupiscilo con la tua audacia e ti condurrà fino alla vittoria. Ma se l'audacia diventa presunzione, allora ti consegnerà nelle mani dei tuoi nemici. Zia! Per il Valhalla! Incredibile! Ah!
porte aperte. Era fatta. Oltre quelle porte ci attendevano tesori e risorse. La grande razzia dei sanguinari sarebbe diventata leggenda. Se i comandanti della Legione di Ferro lo sapessero, allora... Ora possiamo parlare liberamente. Ah, finalmente. Siamo tutti tuoi umili servitori, signora. Allora, cosa prevede il piano? Guerra. Lo stato naturale della nostra specie. E invece questi mostri la rifuggono. Sono codardi e noi saremo coraggiosi anche per loro. Non possiamo far scoppiare guerre ovunque. Invece sì, convertendo i nemici alla nostra causa. Casa. Noi samurai perdemmo la nostra molto tempo fa. Ora per noi quella parola ha un altro senso. Abbiamo una nuova casa, ma dobbiamo lottare per difenderla. Rinchiuso in quella cella non avrei potuto certo combattere. I miei amici e il mio daimyo videro un'occasione e la colsero al volo. La città sta bruciando. Andiamo via. Ho detto andiamo. Forza. Non possiamo. È proprio per questo che sei finito qui, ricordi? Cavalieri della Legione di Ossidiana. Dov'è Ayu? I vichinghi fecero breccia. Non sapevano chi stavano servendo. I pochi rimasti. Daimyo,
L'imperatore è morto. Vuoi prendere il suo posto? Mai. Vuoi diventare imperatore? Dopo che avrò ucciso gli altri? È te che ucciderò. Un lupo. Lasciate il palazzo a Seijuro. Gli altri si contenderanno le briciole. Chi credi di essere? La guerra. Io sono la guerra. Io fui l'ultima daimyo liberata nel Mair. Buona caccia. Buona caccia? Apollyon credeva che ci saremmo uccisi a vicenda per il potere dell'imperatore. Era fatta. L'imperatore è morto! È stata la legione di Ossidiana! Apollyon vuole farci combattere l'uno contro l'altro! Io mi rifiuto! Dobbiamo affrontare una nuova era. Vichinghi. Apollyon si pentirà di non avermi uccisa. Seguì le tracce di Apollyon nel Mair. Dovevo trovare Ayu. Bene, bene, bene. Sai dove si trova Ayu? Ci sono parecchi daimyo morti qui. Scongiuravo una guerra civile. Allora l'imperatore si sbagliava su di te. Abbiamo dei vicini testardi. Sono d'accordo. Proteggete il molo. Ci vediamo là. Odio i vichinghi. Arcieri! Non dare l'ordine. Abbiamo problemi più urgenti. Seijuro. Apollyon gli ha dato il palazzo. Gli ci vorrà più di un palazzo per governare. Strapperemo l'usurpatore dal trono dell'imperatore.
il palazzo imperiale. Una fortezza nella fortezza. Seijuro non mollava e aveva grandi guerrieri dalla sua parte. Ma noi eravamo di più. Dovevamo solo entrare. Non entravo nel palazzo da 3 anni ormai. Solo il meglio per l'imperatore. L'esercito è dall'altra parte. Non credo sia una buona idea. Sì, giuro. Uccidimi! Verrò ricordato come il più grande guerriero che il nostro popolo abbia mai avuto. Questi guerrieri non ti obbediranno mai. Sarai dimenticato. Il campione dell'imperatore ti sconfiggerà. Il campione dell'imperatore è in prigione a marcire in una cella. Sei tu. Il campione. Il traditore. Vuoi dire l'eroe? Che stai aspettando? Ci serve un comandante, se giuro. Così mi disonori. Ci servi. Tu sei un grande guerriero. Non ti servirò mai. Allora uccidimi. Prendi il mio posto. Guida i nostri eserciti. Sei davvero folle. Il nemico è Apollyon, non Seijuro. Io non combatterò una guerra per la Legione. Il campione dell'imperatore guida di nuovo le truppe. Andrò ad Ashfeld. Il nostro nemico è là.
Apollyon era stata generosa col suo popolo tanto quanto lo era stata col nostro. Disorganizzati. Ho visto un guardiano che portava alcuni cavalieri via dalla fortezza. Dovremmo seguirli. I confini di Apollyon erano sguarniti. Chi era stato? Lo conosco, quello. Il guardiano. Si ribellano? Possono farlo? Dobbiamo andarcene. Perché? Non siamo tuoi nemici, campione. Voi avete ucciso la famiglia imperiale. Non siamo più degli Ossidiana. Scontro. Sì. Sei davvero il campione dell'imperatore. La via per la fortezza di Ossidiana è aperta per il tuo esercito. Buona fortuna. Incrociare le spade è un ottimo modo per valutare una persona. Avevo capito bene chi fosse quel guardiano. Ecco i rinforzi! Difendete il cortile! I samurai sono oltre la seconda porta! Stanno arrivando! Signora! La legione di ferro è alle porte. Eccovi qua. Cosa vorresti fare, Holden? Finalmente. Via. Fermate i samurai. Alla legione di ferro penso io. La fortezza della legione di Ossidiana. Le porte erano cadute. Le vie di fuga erano bloccate. Erano spacciati.
Finalmente, l'impero dell'alba è arrivato. Arrenditi. Pentiti di ciò che hai fatto. No, grazie. La morte arriva per tutti. Il vero guerriero è colui che non se ne cura e compie stoicamente il suo dovere. Vieni, guerriero. È finita. La pace tornerà. Pace? Quindi, ora che succede? Andate tutti a casa. Siete entrati in casa mia, portando con voi le truppe. Cosa credevi sarebbe successo? Pace. Il mondo non funziona così. Non parlatemi delle vostre virtù. Dovere. Legami. Onore. Avete dimenticato ciò che siete. Tu vuoi la guerra. Soltanto la guerra. Tutto ciò che voglio è che ammettiate ciò che siete. Tutti voi. Miei lupi. Il resto lo sapete. Altri 7 anni di guerre sanguinose. Apollyon ci aveva messi gli uni contro gli altri. Per che cosa? Per eliminare i deboli. Perché ci hai fatti venire qui, Cross? Non l'ho fatto. Mi ha mandato il nuovo signore dei guardiani. Per fare ammenda. Il mio popolo è stato decimato. Bene, ecco la tua occasione per vendicarti. Abbiamo raccontato le nostre storie, come ha chiesto il vostro signore. Ora, perché ci troviamo qui? Pace. Pace.
anche se fosse possibile. Noi non siamo pacificatori. E non vale la pena provare. Beh, sì, ma... Ah. Beh, così, allora che si inizia? Dovrà iniziare da noi. Beh, moriremo provandoci. Lo sapete bene. Ma sarà una storia memorabile.